Buonasera, benvenuti all'edizione domenicale di oggi 19 giugno del notiziario di prealpina.it. Partiamo con una bellissima notizia di sport. Ai mondiali di nuoto in corso da ieri a Budapest, clamorosa impresa di Nicolò Martinenghi nella finale dei 100 rana. Il 22enne alzatese ha conquistato la medaglia d'oro nuotando la distanza in 58,26, nuovo record italiano, battuto il suo precedente che era di 58,28. Battuti il favorito olandese Kamminga e l'americano Fink di quasi 4 decimi. Dopo il bronzo olimpico dell'anno scorso, questa è la definitiva consacrazione per il campione varesino. Per la cronaca, occupiamoci della notte calda vissuta dalle forze dell'ordine nel Legnanese. Tra gli episodi si registra un'aggressione subita dagli agenti della volante del commissariato di Legnano nella serata di sabato in Largo Tosi da parte di un tunisino irregolare di 21 anni. I poliziotti erano intervenuti su segnalazione per una discussione all'interno di un bar, quando il giovane si è scagliato contro di loro tentando di colpirli. Arrestato dopo un breve inseguimento, sarà processato domani mattina per direttissima nel tribunale di Busto Arsizio. Nella stessa notte si segnalano anche una rissa a Parabiago con un 21enne medicato all'ospedale di Legnano e l'accoltellamento di un 23enne, per fortuna non grave, a Cerro Maggiore. Sugli ultimi due casi indagano i carabinieri. A Parabiago è molto grave un uomo di 51 anni che intorno a mezzogiorno è caduto durante una gara di pattinaggio a rotelle nella frazione Ravello, la prima edizione del trofeo su strada Ernesto Mantegazza, organizzato dal club Inline 260 di Rho. Il pattinatore ha riportato un trauma cranico e altre ferite al volto e ad una spalla. È stato ricoverato all'ospedale di Legnano nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata. Ancora una mattinata difficile sull'autolaghi, incidenti e code all'ordine del giorno anche durante il weekend. Vediamo il servizio. Ancora traffico in tilt sulla 8. Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha provocato code fino a 4 km tra gli svincoli di Busto Arsizio e di Gallarate. Si è trattato dell'ennesimo tamponamento. È avvenuto pochi minuti dopo le 10 al chilometro 28, tra l'allacciamento con la pedemontana e il bivio A8 A26 in direzione nord. Sono rimasti coinvolti 4 mezzi. Sono 3 i feriti che sono stati soccorsi dai mezzi inviati dalla Reu, mentre gli agenti dell'autostrada si sono occupati di verificare la dinamica e iniziare le operazioni per ripristinare la corretta circolazione. I feriti sono un giovane di 21 anni, una donna di 70 e un uomo di 79, tutti senza gravi conseguenze. Ma la circolazione ha subito pesanti ripercussioni, con i cartelli elettronici che segnalavano l'incidente fin da Milano. La coda ha raggiunto una lunghezza superiore ai 3 chilometri e il traffico è tornato alla normalità soltanto pochi minuti prima di mezzogiorno. Morso da un biacco, un serpente considerato pressoché innocuo, rischia di finire al pronto soccorso. Il curioso episodio è avvenuto ieri alla discarica di Cerro Maggiore, quando un Coluber viridiflavus, serpente non velenoso tipico delle nostre zone, ha morso un lavoratore 58enne che era impegnato in operazioni di pulizia. Dalle sterpaglie è spuntato il rettile che, probabilmente spaventato, ha cercato di difendersi da quello che considerava un aggressore. La mano azzannata si è subito gonfiata e per precauzione, anche per essere certi che si trattasse di una specie non velenosa, sul posto è stata chiamata un'ambulanza. L'uomo, alla fine, ha rifiutato il ricovero in ospedale. Momenti di viva commozione ieri pomeriggio a Luino, alla giornata di sport e di beneficenza, un torneo di calcio organizzato nel ricordo di Giada e Alessio, i fratelli di 13 e 7 anni, uccisi dal padre a Mezenzana lo scorso 24 marzo. Il torneo di calcio, disputato al Parco Margorabbia e vinto dalla squadra degli avvocati di Luino, si è concluso con il toccante saluto di Luana, la mamma dei due fratellini, affiancata da Silvia Gaggini, madre del piccolo Daniele, ucciso dal padre il 1° gennaio a Morazzone. Grazie a tutti a nome mio e della mia famiglia per essere qui oggi a ricordare Giada e Alessio. Grazie a tutti coloro che hanno organizzato questo evento e a tutti coloro che ci sono vicini in questo momento così difficile. Ho voluto qui vicino a me Silvia, mamma del piccolo Daniele, perché a distanza di pochi mesi l'una dall'altra il destino ci ha unite nello stesso enorme dolore, la perdita dei nostri angeli. Ma nonostante ciò ci siamo promesse che cercheremo di vivere questa vita anche per loro, senza arrenderci e cercando di portare avanti i loro sogni. Vorrei ricordare Giada, bella come il sole, con la sua dolcezza e timidezza conquistava tutti. Quando le mamme delle sue amiche lo ospitavano a casa mi dicevano sempre che era così brava che neanche si accorgeva di averla. Io mi meravigliavo perché con me a casa si scatenava. E ora di lei mi manca ogni cosa.
le nostre risate, le nostre litigate, le coccole, la voglia di vederla crescere e diventare donna. Alessio invece era un bambino dolce, buono e generoso. Tutti i bambini lo cercavano per giocare, perché lui andava d'accordo con tutti. Era il mio coccolone, mi riempiva di baci e di abbracci. Cercava sempre le mie attenzioni. Ora mi immagino Giada in un bellissimo prato fiorito che cavalca il suo bellissimo cavallo bianco e Alessio che gioca insieme a Daniele con i loro amati Pokémon e poi se ne vanno per il cielo sopra le loro biciclette. Avrei voluto tanto proteggervi, ma non mi è stato possibile. Ora siete voi che proteggerete me. Non avrei mai immaginato di dovervi dire addio. La morte purtroppo lascia un dolore che nessuno può curare. Ma l'amore lascia ricordi che nessuno potrà mai cancellare. Ciao Giada, ciao Alessio, ciao. Questa era l'ultima notizia. Vi salutiamo, vi diamo appuntamento a domani alle ore 13, augurandovi una buona serata.